ora l'impossibile è diventato possibile grazie al progetto Arena del Futuro, che utilizza il sistema della induzione dinamica, in inglese Dynamic Wireless Power Transfer, per la ricarica degli automezzi viaggiando sul nostro anello. Siamo partiti con l'idea di aiutare il corridoio padano, che è quello dove scorre la nostra autostrada, a ridurre il livello di inquinamento particolarmente elevato di CO2. In questo momento l'anello, perché è la sperimentazione che abbiamo realizzato dentro Arena del Futuro, ma siamo già pronti a mettere in azione il sistema nella nostra autostrada. Abbiamo individuato questo sistema israeliano e attorno a questo progetto sono riuscito a coalizzare una quindicina di aziende top nel mondo che hanno condiviso con noi questo straordinario progetto. Il 10 di giugno, quindi qualche settimana fa, l'abbiamo lanciato al mondo intero. E oggi è diventato in assoluto il più avanzato nel mondo, anche perché è il primo progetto che ha lavorato concettualmente sull'utilizzazione della corrente continua e non in corrente alternata. L'abbiamo sperimentato con un bus della Iveco, una Fiat 500e. Il nostro progetto si baserà tutto ed esclusivamente sulle fonti rinnovabili. Questo è il prossimo obiettivo. Nel giro di pochi mesi, noi nella seconda parte del 2023 possiamo essere i realizzatori del progetto di elettrificazione di Brescia. Quindi diciamo all'inizio del 2024 possiamo vedere il tutto già perfettamente funzionare. Però nelle prossime settimane incontreremo, ovviamente lei mi consente di essere assolutamente silenzioso, vedrò persone importanti, fortemente interessate a sviluppare il nostro progetto in Svizzera. Stessa cosa è successa per la Francia, che abbiamo già avuto contatti con l'Australia, gli Emirati e per non dire degli Stati Uniti. Poi la cosa si sta sviluppando in tutto il mondo e i contatti a livello internazionale, compreso la Svizzera, sono contatti molto seri, molto credibili. E credo che troverete terreno fertile per poter sviluppare anche con i colleghi svizzeri questo progetto. Del resto il paese ha tutto per sposare questa tecnologia, lo spirito dell'economia circolare, l'ecosostenibilità.